Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Siamo qua con Chuck, skin da 300 gemme, che però probabilmente non sarà per sempre la miglior skin di Chuck, perché potrebbe uscirne una molto più bella, ovvero questa, quella di cui abbiamo parlato nello scorso video, ovvero il Chuck Ghost Rider, che abbiamo presentato nell'ultimo video per il Super Cell Maker. Ragazzi, andate a vedere quella skin, è stata una... tutto un percorso il realizzarla, quindi veramente recuperatela. E soprattutto, a proposito di video da recuperare, mi piange il cuore vedere che è andato un po' peggio perché è uscito tardi. Andate a recuperare questo video, che è il recente video fatto con Mauri, video che merita davvero tanto, e speriamo che meriti anche quello che sta per cominciare. Quindi come sempre, iscrizione qua sopra, ragazzi, siamo quasi a 500.000, conto su di voi, un bel mi piace e il codice ferre in fondo allo shop. E ultima cosa che vi dico, poi partiamo a cannone. Oggi ci sono un po' di news, tra cui una che vedete nel titolo, sì, il produttore che è stato confermato, ma ci stanno anche delle brutte notizie, ve lo dico subito. Vi volevo dire che su Secondo Ferre, il mio secondo canale di Squadbuster, è uscito un video molto molto interessante. Anzi, una serie di video molto molto interessanti. Squadbuster ha ricominciato a fare update, se ancora non lo sapete. Abbiamo portato tutti gli sneak peek. Sono già usciti oggi. E quando vedete questo video probabilmente sarà uscito anche l'update. E quindi insomma... cosa aspettate? Andate a recuperare tutto e ci vediamo anche là, su Secondo Ferre. Oggi cerco di portarvi una bella reaction all'update. Allora, fate tutte queste belle premesse, però adesso mettiamo un attimino in ordine di rarità. Perfetto, a questo punto però, prima di cominciare con il core principale di questo video, vabbè, l'avete visto nel titolo, ma ripeto, lo affrontiamo dopo, c'è tanto da dire in realtà. Parto con una piccola curiosità extra, che proprio, ragazzi, sono quelle chicche che vi metto in più, su Jessie. Allora, andiamo a selezionarla, ok? Andiamo in, in amichevole, semplicemente. Prendiamo una mappa qualsiasi, boh, una gem, miniera roccia dura, che è la mia mappa preferita, ok? Andiamo a togliere tutti i bot e startiamo un game. Allora, in teoria, in questa partita io non ho avversari. Quindi non solo non posso usare il gadget, ok, come vedete mi dice che ho bisogno di una torretta, ma io non potrò neanche mai piazzarla, una torretta. In realtà non è così. La torretta di Jessie, credo che sia un piccolissimo glitch questa cosa, ok, è sempre presente in campo e si trova nell'angolo in basso a destra, proprio qui dove mi sto muovendo adesso, semplicemente che non è visibile e chiaramente non può sparare. Ma quando noi attiviamo la torretta, quando noi usiamo la super di Jessie, non facciamo altro che andare a spostare questa torretta, che è sempre presente in campo, in un altro punto. Per scovarla ci va il gadget e bisogna non solo spammarlo, ma tenerlo premuto. Ragazzi, se lo teniamo premuto, come potete vedere, appare il raggio della torretta. Chiaramente io normalmente questa cosa non la noto perché sono a giocare più o meno a metà campo, no? E quindi questa cosa non la vedo. Ma in realtà, se io tengo premuto il gadget e vado giù, eccolo lì che spuca. Ragazzi, qua dietro, qua nascosta da qualche parte, c'è evidentemente la torretta di Jessie. Questa è una di quelle chicchette, ragazzi, da condividere con gli amici. Come fosse una sorta di torretta fantasma. Probabilmente avrò fatto anche uno shorts su questa cosa che si chiamava proprio così. E vabbè, insomma, piccola chicca extra. Adesso però, bando alle ciance, mettiamo via tutto e parliamo della cosa principale di questo video. Allora, andiamo su Twitter e andiamo sulla pagina chiaramente di Brawl Stars. Ci sta l'ultimo tweet, che è quello interessato. Adesso vediamo tutto, racchiude un bel po' di roba questo tweet, ma prima vi dico una cosa: seguite il video fino alla fine, perché in realtà c'è un'altra chicca anche per quest'altro tweet. Ma andiamo per ordine. Partiamo da questo, che è quello sicuramente più interessante, ok? Annuncio Mega Pig. Finalmente. Il problema di matchmaking che riguardava il Mega Pig verrà risolto con il prossimo aggiornamento. Quindi non è ancora stato risolto. Quindi abbiamo posticipato il Mega Pig al 30 di agosto. Cioè, facciamo un piccolo passo indietro, ragazzi. Andiamo sul calendario. Il Mega Pig esce tendenzialmente nella seconda, terza settimana del mese, ok? Il Mega Pig, compreso tra il 12 e il 14 di luglio, era stato posticipato perché con la partenza dell'evento di Mischia Classica si era creato questo bug che non si riusciva appunto a giocare, va bene? Adesso l'hanno posticipato in teoria alla seconda terza settimana di agosto, ma con questa cosa, ragazzi, proprio ora che stava per arrivare, ce lo posticiperanno ancora tra il 30 e addirittura il primo di settembre. Quindi andiamolo a spostare: 30 di agosto, primo di settembre.
Cioè, ragazzi, il Mega Pig, bello bello, slitta di altre 2 settimane. Grande scam. Soprattutto perché c'era una live programmata sul canale del Mega Pig per questo venerdì, che chiaramente verrà sostituita, penso, dalla chiusura del push di Ranked. Ragazzi, ve lo comincio già a anticipare. Ho fatto, vi ricordo, c'è anche il video, ve lo lascio in sovraimpressione, top 10 in random il primo giorno. Poi, ragazzi, praticamente non l'ho più giocata. Questi punti che vedete qua li ho fatti così con degli amici in stream. Probabilmente chiuderò questa season oramai chill con degli amici. Magari pusherò un po' di ladder, più che altro. E magari per la prossima stagione riproverò a fare ranked in random. Vediamo effettivamente cosa succederà. Sperando di fare un risultato migliore o di fare lo stesso risultato in meno tempo. Ad ogni modo, torniamo di nuovo sul tweet in questione, ragazzi, perché le novità non sono finite. Infatti, dopo aver detto che il Mega Pig verrà posticipato al 30, aggiungono: stiamo unendo i Mega Pig di agosto e settembre per formare un Mega Mega Pig in cui puoi ottenere le ricompense di 2 Mega Pigs con lo sforzo di 1. E io qua, ragazzi, vi dico che sono curioso di vedere se finalmente ci sarà un Mega Pig decente, un bel Mega Pig, bello sostanzioso, non come quelli di adesso che secondo me sono veramente troppo troppo facili, ragazzi. Vabbè, ad ogni modo concludono un'informazione chiave, quella del titolo. Ma perché niente Mega Pig a settembre? Tutto avrà senso nel prossimo Brawl Talk in arrivo il 24 di agosto. Quindi, attenzione, non solo ci confermano il Brawl Talk il 24, cosa che io, ragazzi, avevo già detto che il possibile Brawl Talk sarebbe stato proprio il 24, quindi l'avevamo azzeccato in pieno ancora una volta. Tra l'altro, il 24 ci sarà anche il Last Chance Qualifier, quindi, ragazzi, proprio, cioè, se non siete iscritti al canale in quei giorni vi perdete tutto, qualsiasi cosa, anche il competitive. Ma questo potrebbe essere anche una mezza teoria su quello che vedremo nel prossimo aggiornamento, ovvero un bel possibile rework ai Mega Pig, che secondo me sono ancora molto problematici. Anzi, addirittura forse uno di quei pochi update dove dalle Club League al Mega Pig la situazione è forse addirittura peggiorata. Questo rework è secondo me anche peggiore rispetto a come era la situazione prima, però questo è un mio parere, chiaramente, perché alla fine prima con le Club League, i Clan Coin, avevi sempre risorse a tua disposizione se giocavi. Era più impegnativo, però per gli utenti che non shoppano era grasso che colava. E vi anticipo anche una cosa che tratteremo meglio in uno dei prossimi video, ragazzi. E questo Brawl Talk che stiamo aspettando potrebbe essere molto interessante, perché come gli update di fine estate potrebbe avere con sé l'arrivo di una nuova roadmap. Cioè, quello schema, chiamiamolo così, con il quale Brawl Stars condivide con noi i suoi progetti per l'anno futuro di aggiornamenti. Quindi, insomma, speriamo che Brawl mantenga sempre la solita trasparenza e che effettivamente questo annuncio porti qualcosa di veramente, veramente interessante. Detto ciò, riferimenti a SpongeBob io non ne vedo, se non il fatto che siamo sempre qua in fondo al mar. La teoria dell'evento SpongeBob è sempre più probabile. Ma adesso chiudiamo questo tweet, perché, ragazzi, c'è un'ultima chicchetta che dovete assolutamente sapere. Allora, qualche giorno fa abbiamo parlato del tweet di Frank, ovvero questo, dove rispondeva a un ragazzo che gli chiedeva se sarebbero tornate le skin dei pirati Colt Corsaro e compagnia bella. Frank ha risposto yes and yes, ok? Quindi proprio ha confermato il sì, e ha confermato il sì anche per le skin Retropolis. Benissimo. Cosa è successo, ragazzi? È uscito questo tweet che annuncia gli sconti estivi sulle skin, sconti anche del 50%, quindi tra l'altro vi ricordo codice ferro nello shop se volete prendere qualcosa, anzi qua dice addirittura fino al 75%, eh sì, qua c'è la skin di Bull a 39 gemme, beh, mica male. Andiamo sul canale ufficiale YouTube di Brawl Stars e nella sezione post
troviamo i medesimi post. Ma qua la situazione cambia un pochettino. Infatti, andando nella sezione commenti di questo post, ragazzi, ce ne sta uno di un utente che si chiama, eccolo qua, Pratia27, ha 116 risposte, e in queste 116 risposte, ragazzi, ce n'è una del canale YouTube ufficiale di Brawl Stars che dice: sì, queste arriveranno settimana prossima. La domanda qual è? Quando torneranno le skin pirata? Quindi, non solo dopo il tweet di Frank abbiamo la conferma che torneranno, so che queste cose sono le skin che chiedete di più, ragazzi, ma abbiamo anche la conferma di quando torneranno, ovvero settimana prossima. Qua dicono 18 agosto, però settimana prossima rispetto a quando è stato scritto questo tweet è il 19 in teoria. Vabbè, fatto sta che 18-19 queste skin pirata torneranno. Cioè, rendetevi conto dove siamo andati a scovare sta roba nei commenti di un post del canale YouTube della sezione community. Vabbè, signori, io spero che il video vi sia stato utile. Come sempre vi ringrazio per la visione. Ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti e ciao belli!